Hola luchadores e svitatissimi avvitatori di Cervaviti, ben ritrovati dal vostro Silver ed Aloy qui su Horizon Zero Dawn. Prima che partiamo con questa sfida di caccia che sarà l'ennesima rappresentazione della nefandezza per quanto riguarda il mio riuscire a fare le cose da perfetto imbranato, che vi fanno divertire tanto, perché poi io ci sclero, ecco, vorrei invitarvi a guardare la faccia da supposta interdetta del nostro guardiano. 3, 2, 1, buona, l'avete vista, adesso possiamo andare a parlare con lui. Yeah! Ho Ciao. Parlato con Kren. Dice che questo è un terreno di caccia dove si mostrano le abilità. Sì. Povero Kren, non è un gran cacciatore, ma almeno tiene la testa alta. C'è dei missili su posta che sembrano dei dildoni. È il marchio di una cercatrice. Ne ho sentito parlare, ma non l'avevo mai visto. Eh sì. Le matriarche ti hanno concesso di uscire ed entrare dalle terre sacre a tuo piacimento. Sì. Sì, ma l'avrei fatto anche senza il loro permesso. Allora forse posso parlare apertamente. Perché ho avuto a che fare con i Karja. Rappresento un'organizzazione chiamata Loggia dei Cacciatori. A Meridiana. Testiamo giovani promettenti in posti come questo. Ok. Potresti essere proprio la persona che stiamo cercando. Perché non ti metti alla prova e lo vediamo? Perché ho il vago timore che farò cagare. Gradirei che la nostra conversazione restasse tra di noi, specialmente se si Ma io ho un canale YouTube, probabilmente lo sanno tutti quelli che stanno guardando il video. Fa niente, ti crea problemi, ti crea nocumento la cosa. Tu non dovresti essere qui, vero? No. Il mio amico e io abbiamo lasciato le terre sacre e siamo tornati. Le matriarche non lo approverebbero. Peggio. Problema loro, sono delle vecchie scofanate. Siamo partiti per cercare nuove mandrie e macchine. Ecco perché la loggia dei cacciatori ci ha cercato. Ma i Karja non ci avrebbero accolto per le nostre origini, quindi ci siamo vestiti come loro quando abbiamo portato i nostri marchi. Ma dopo un po' ci sembrava di essere prigionieri in un limbo, né con i Karja né con i Nora. Iniziava a mancarci casa. Bene, effetti. Così siamo tornati e abbiamo creato i nostri terreni di caccia. Credi che funzioni? Tutti rasati coi dread, fra l'altro, Non lo so, ma noi non crediamo alle loro regole. C'è un mondo sconfinato là fuori e ignorarlo non aiuterà nessuno. Vero. Parlami delle sfide. La loggia ospita le sfide dei terreni di caccia del mondo, offrendo ai cacciatori la possibilità di misurarsi. E ciò è fico. Cosa ottengo completandole? La gloria del risultato, oltre ai marchi a seconda della tua prestazione. Qui offriamo le sfide strumenti. Quali strumenti? Non si va a caccia solo con l'arco, ma si sfrutta qualsiasi cosa disponibile, perfino l'ambiente. Lo vedrai non appena affronterai le sfide. Bene. Che cos'è la loggia? È un gruppo di cacciatori che compete per abbattere le macchine più forti della terra, guidato dai Karja a Meridiana. Potrai vederlo tu stessa se vincerai 3 mezzi soli dai terreni di caccia. Però ti avverto, non vanno pazzi per Inora. Oh, che palle! Ma abbiamo cagato fuori dal secchio! Quale sfida strumenti desideri provare? Ti spiegherò come funziona. Cominciamo così. Arco e frecce, rimuovendo le parti dalla groppa dei cervaviti il più in fretta possibile. Perfetto. Perfetto. Quando ti calerai, terrò il tempo. Perfetto. Quindi... minchiazza a pupazzi. Allora, dobbiamo trovare un punto favorevole. E quanti... vabbè, esiste un solo modo per scoprirlo. Poi al massimo lo rifacciamo. Ah, ecco, abbiamo una cortesissima... non ci posso credere, ho finito le munizioni, sono un cretino! Questo è come si prepara un cacciatore. Vabbè. Guarda te che... come incasinarsi la vita, dovremmo rifare la sfida assolutamente. Sono un pistola di dimensioni colossali. Guarda te. Eccola, ma pure fatto un coppino alla sentinella qui. So che si chiama vedetta, ma sono cazzi tuoi.
Guardate, un serbatoio, 10 serbatoi, ok. Abbiamo capito che il limite è 10 serbatoi. Ora tutto sta a vedere dove cazzo allora sono andati i cervidi. Sento grufolare, grugnire. Sono di là, perfetto. Dovevo supporlo, va bene. Logicamente la prima volta che la si fa si ha la difficoltà del non sapere dove si deve andare, cosa si deve fare, con quanta gente abbiamo a che fare. E logicamente non abbiamo ancora il potere dell'utilizzo della corda. Vabbè. Hai mai provato a fotticchiarti? Sì. Vabbè. Cominciamo comunque a gambizzarli, perché tanto fuorché a frecce non si pigliano. Vabbè, diciamo che è andata non male, malissimo. Malissimo. Ne dovevamo scazzafottere una decina e invece... Vabbè. Direi che... possiamo abortire la missione e cercare di tornare su e rifarla, perché presumo che sia una cosa fattibile a piacimento. Allora, se sai già da che parte va la mandria, sei avvantaggiato, logicamente. Vabbè. Ciccia. Vabbè. Guardate, è zoppo, ma non molla. Vabbè. C'è sempre qualcosa di peggio. Va bene. Abbiamo raccattato. Ah, ok, ma possiamo farlo anche in 20 minuti. Lo sai, non essendo ancora cacciatori esperti, non avendo ancora la skill del tiro rapido e perdendoci molto a raccattare robe, funghetti e robe simili, cioè ok, io me la prendo un po' comodina, però me che niente. Insomma, questa missione è fatta per essere superata a prescindere. Quindi potremo assaggiare un po' tutte le dimensioni delle missioni con serenità, fra virgolette. Ne abbiamo allora a sto punto già, dico già, ma mi fa ridere già perché dovrei vergognarmi del risultato, ne abbiamo già puppati 5 da adesso in poi. Ah, cassa sciacallo delle macchine. Tanto qua si mette in pausa, quindi ciccia. Perché può essere una cosa interessante, no? 13 frammenti di metallo, folgore, niente di trascendentale, va bene. Speravo ci potesse dar vantaggi, nel frattempo comunque ci potenziamo, non è una cosa solo fine a se stessa. Ricordiamoci comunque che abbiamo anche l'enorme possibilità di piazzare il nostro trappolame, che è un'enorme figata che io tendo già a dimenticarmi. No, che cazzarola ti viene da fare, ma... no, stai molto buono. Vabbè, devo essere più discreto. Ah, ma vanno anche di là, certo, non vanno solo in un'unica direzione. Ok, quindi anche il capire i piani di fuga può essere un'ottima cosa. Vabbè, la prendiamo un po' come una questione di studio. Senti che rumori che fanno, come bramiscono. Lei brama a bramire? È un bramino? C'ha la brama del bramino? Ok, vai. Siamo a 8. Vi ricordo 8 essere meglio di niente. No, possiamo andare di qua. Perfetto.
Come vedete faccio ancora un casino bestia con i comandi. Senza vergogna, senza vergogna alcuna. L'ho spiegato in precedenza il perché. E ci sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie, quindi figuratevi nella mia. Ok, vai. Sta fermo lì. Sta fermo lì. E... yeah! Fighissimo, mi sento figo per aver fatto schifo. Però, ragazzi, l'ho presa proprio alla cazzurellona e non mi sono amminchiato su sta cosa. L'ho presa proprio con gigioneggianza, con leggerezza, per cercare di capire. Però vedo che comunque sia fattibilissima, estremamente fattibile. E questo mi rende molto, 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 molto felice. Ok. Rileva un segnale? Tu lo sai, vero, che siamo qui per cogliere erbe mediche e non ne troviamo mezza? Oltretutto, non so se avete notato, non tutte le erbe riempiono il saccoccino nella stessa maniera, dipende proprio dal tipo di erba. Vedete questo 12%, poi ce n'era una che avevamo pescato il 28, eccetera eccetera eccetera. Quelle rovine deve essere sete del demone, una città dei predecessori del mondo di metallo. Eh sì, affascinante, Vabbè, legna direi che ne abbiamo da vendere praticamente. Io cercavo le erbette ma troviamo tutt'altro. Vabbè dai, corri. Guardate come... wow, ecco il giraffone, il nostro primo fantastico giraffone! Segnale sconosciuto. Sta arrivando qui. No, è praticamente un Enterprise quella cosa. Rost. Sì, sarà un'antenna, però non è adesso la nostra priorità. Comunque ogni epoca ha avuto i suoi esseri chiamati collo lungo. Che sia per la via del collo lungo? È plausibile? È possibile? C'è della vampa ovunque. Come ma vampa la vampa? Allora, dobbiamo tornare su, dobbiamo andare a parlare col cacciatore, magari vedere di riavviare la missione per provare a migliorare la penuria che abbiamo fatto. Grazie, anche perché appunto poi voglio, sono curioso di provare come sono stipulate le altre sfide, quella con tronchi, che presumo sia, siano queste trappole di tronchi che devono essere colpite al momento del passaggio, eccetera eccetera. Così non voglio farla sembrare banale e semplice, perché io poi mi posso impastare con tutto l'universo, eh. Allora, comodo, è molto comodo, pratico, versatile. Oh, ok. Dai. Oh, guarda come se ne sta qui, bravo. Quindi ciò che noi overridiamo resta overridato every day. Qualsiasi cosa io abbia detto is gone away. Allora, salviamo, vediamo quale può essere il compenso per i cacciatori scarsi, oltre che la derisione. Il primo tentativo è già un successo. Ecco un mezzo solo. Sii più veloce la prossima volta e otterrai un solo tempo. Ah! Figo. Dovrei andare. Torna quando sei pronta. Sono pronta subito, però voglio vedere in cosa consistono queste cose. Fra l'altro guardate quanto siamo vicini al salire di livello per questa cosa. Figata, figata, figata. Allora, quindi abbiamo ricompense di più entità. 19 fratelli di fratelli, frammenti di metallo, ok, niente di trascendentevole, però ok, va bene. Ringraziamo il Gesù degli scoiattoli stavolta. Facciamo sempre il nostro salto di gioia. Pronta per un'altra? No. Cimentati con arco e frecce, rimuovendo le parti dalla groppa dei cervaviti il più in fretta possibile. Faremo il possibile. Allora, accetta sfida. Calati da una corda e il tempo partirà. Perfetto.
prima di calarci con la corda, però facciamo i due preparativi che avrei dovuto fare prima. Santo di quel cielo. Allora, questo, ok. E fra l'altro non credo di poterlo lanciare già da qui, però vediamo. L'obiettivo è farcela entro i 3 minuti. Ok. Allora, vai. Vai. Ok. Vai. 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 Guardate che bella la sentinella che ci cacca la minchia. Ok. Perfetto. Ah, che sfiga. Vai. Aia. Sappiamo come andare a complicarci la vita. Per niente. Servono comunque 3 colpi. Le sentinelle ci trovano con un niente. Dai, vieni qua. L'abbiamo fatta ruzzolare. Fantastico, divertentissimo. Peccato che poi lei possa essere letale. Abbiamo raggiunto il livello 10. Non ce la facciamo nel minuto e mezzo, ma io volevo stare entro i 3 minuti per quanto riguarda la prima parte della prova. Allora, vediamo un po' i cervaviti o cervaviti o i cervaviti dove cazzarola and cazzabubles sono andati. Mi sembrava di averli visti scorsi scorrere da queste parti, quindi dovrebbero essere andati dalla parte di qui. Vediamo un pochino, vediamo un pochino. Ehi ragazzi, no così però, li abbiamo persi tutti? Dove cazzarola sono andati? Ci siamo giocati ancora i 3 minuti, porca miseria. Dove stanno? Io avevo messo tutto il trappolone, tutto. Ma porca miseria. Che nervosi. Quindi non c'è niente di effettivamente scontato. Va bene. Salvo che io abbia fatto un errore di calcolo veramente impietoso e loro sono saliti di qua. Quindi potevo in realtà avvantaggiarmi già da sopra. Forse, vediamo. Tanto oramai il minutaggio è andato, prendiamo quel che prendiamo. Sono andati a radunarsi tutti lì, stronzi raggrumati. Molto buono devi stare, Fra l'altro, possiamo pupparceli anche da quelli cascati. Fantastico, ok, perfetto. Allora vale la pena di concentrarsi su uno, quindi ricordarsi che probabilmente fanno su giù e sono io che mi sono perso nei meandri della sminchiaggine. Ah, se stai lontano neanche ti cacano praticamente. Siete bellissimi, sai? Va bene, ok, non offenderti. È bellissimo vedere come patiscono i danni. Andiamo a recuperare un po' di roba perché giustamente per fare queste cose siamo migliorati, dai, siamo migliorati, non stiamo logicamente ancora andando benissimo,
Però visto che la nostra pianificazione è andata a funghi, vediamo di là. Perfetto. Abbiamo vampa veramente da vendere. Magari chi ce lo dice che non lo faremo veramente. Allora, questo sarà quindi un episodio di transizione in cui ci cimenteremo solo in queste prove qui, da quello che ho capito. Anche perché direi che se ho fatto bada ora, il cinguettio degli uccelli sembra una suoneria di cellulare. Forte. Mi ricordo vagamente qualcosa di The Witness, quel settore nella giungla. Io non so se avete giocato quel gioco, a me è piaciuto un casino e abbiamo fatto anche la video guida fra virgolette. Allora, vabbè, qua si torna su alla svelta. Quindi se io mi cavo con la corda, le nostre trappole potrebbero addirittura rimanere attive. Se uno si prepara a dovere può fare una figata spaziale. Va bene, volevo vedere una cosina per quanto riguarda le creazioni. Allora, capacità, arco da caccia. Ah, ci manca un osso di cinghiale. Ci manca un osso di cinghiale, perché aumentare la faretra è preziosissimo, eh. Va bene. Allora, facciamo ancora di nuovo questa cosa del creare. Va bene. Yeah! Ce l'hai fatta. Scommetto che vuoi il tuo mezzo sole ora. Ah, ma si prende sempre! Con arco e frecce, rimuovendo le parti dalla groppa dei cervali. Bene, bene. Sono tutte cose che si tornano utili imparare. La ricompensa è scarsa, però. Questa mi piace. Va bene. Allora, vediamo. Loro salgono di qua. Vediamo se riusciamo a piazzare già una trappola elettrica. Per quanto riguarda, potremmo riuscire. Non dovrei usare le mie armi qui. Sarebbe barare. Oh, fantastico. Ok, allora poi ci occuperemo dei cinghiali. Ok, là, qua, là. Ok, cerchiamo di precederli. Perfetto. Devo colpirla ora. Porca galera. Non gli abbiamo lasciato il tempo di far passare l'allarme. Guarda, quello è zoppo e stronzo. Dai! Oh! La nebbia! Gesù, la nebbia! Siamo troppo distanti. Sentinella del cazzo! Dai, vieni a rovinarmi l'esistenza. Che palle! Stai fermo un secondo. Ti sto tirando le frecce e se ne va. Ah! Mannaggia la pupazza. Ecco, adesso arrivi. No, bene. Siamo giocati tutto il nostro fantastico vantaggio e vabbè. Sentinelle scombinano i piani non poco.
Lo so, lo so. Niente, troppo, sono troppo lento per quanto riguarda quello che vorrei fare. Siamo solo a 5 serbatoi, eh. 5 serbatoi. Va bene, sono depresso, sono depauperato, sono incazzato. Dovrò perdere tempo a fatti miei ad allenarmi. È frustrante quando le cose vanno così. Non sono stato cauto abbastanza, mi sono avvicinato troppo presto a loro. Solo che quando hai il cronometro che incombe. Vabbè. Sapete cosa, ragazzi? Avere le skill, quelle che permettono di avvicinarsi senza bisogno dell'erba alta, già aiuta tantissimo. Ma porca vacca, zozza, ladra e boia, ma vaffanculo te e tutta la tua progenie di tostapani con le corna, vaffanculo, stronzo. Vabbè, mi prendo le cose e basta. Cos'è che ti ho lasciato addosso che non mi posso permettere di prendere? No, niente. Ma vai, fanbrodo. Va bene, adesso faremo una prova esplorativa anche delle altre prove, eh. Lo so, figli miei. Eccolo. Dopo. Doveva essere un viaggio positivo, un miglioramento, siamo peggiorati e oltretutto abbiamo ripulito ancora un serbatoio di pozioncine. Allora, già il fatto di non poter tirare le frecce dalle corde, ragazzi, è leggermente vincolante, fa perdere quell'attimo di tempo. Insomma, non siamo ancora tecnicamente pronti per essere avvantaggiati dal nostro essere cacciatori preparati. Poi con le debite proporzioni tutto si può fare. Vabbè, prendiamoci quel poco che ci si può fregare. Adesso smette di piovere, ma vaffa. Sono arrabbiato, mi sento un po' preso in giro dal gioco stesso. Però comunque sia non siamo pronti per dare il meglio, quello è abbastanza palese. Però ecco, ho la sensazione che sia estremamente fattibile, Però vabbè, ne abbiamo colto l'occasione per livellare un pochino, per fare una figura di caca e via dicendo. Va bene, andiamo a vedere in cosa consiste la caccia con le trappole di legno, anche perché è una cosa che potrà tornarci utile, scoprire appunto a livello di interazione ambientale. Ci potrà tornare utile scoprire come si caccia con la legna. Scusa, avrò tempo di farlo poi, però. Sì, ragazzi, quando fa ste cose è veramente Ezio Auditore. Là. No, volevo scoprire più che altro cosa minchia servisse. Ok. E? Ok. Dimmi che c'è tipo un tesoro inenarrabile lì sopra. E che cazzarola? Mo? Boh. Non mi è chiaro per nulla. E non so come si faccia nemmeno a turno Andreo. Uè, giovane! Ho dovuto sacrificare parte della mia gioventù e della mia salute perché non capivo come cazzo ci facesse a tornare indietro. Benissimo.
Vabbè. Qui ci servirebbe come sempre, con calma e per piacere, un pochino di erba medica. Ah, grazie. Poi noi andiamo a infilarci nei boschi con gioia e cazzuzzurellamente, incuranti del fatto che possiamo trovare bestie meccaniche, confidando un po' troppo nel nostro essere vivi. Situazione, condizione che potrebbe cambiare alquanto rapidamente. Vabbè, direi che possiamo anche tornare un attimino dal cacciatorino qui, il nostro spacciatore di salumi a corto raggio. Salve Volpina, no, non me la prenderò con lei, anche se potrebbe elargirmi una preziosa coda di animale. No, carne grassa, cicciamela. Ok, quella è solo una tana che è servita a incasinare la volpe. Bellissimo come gli abbiamo regalato quell'attimo di sicurezza e poi gli abbiamo messa nel suo volpissimo secchiolo. Questo quando vuol dire... Era più semplice quando ero piccola. L'hai detto, sorella. È di là. Perché è così distante? Siamo sicuri? Dove cazzarola siamo andati a finire? Oh, c'è del sentinellame a vanvera. Sì, siamo proprio andati a finire a valle in cerca di munghi, cani, maniglie, munghi, porte. Ok, proviamo la caccia coi tronchi, cosa che non conosciamo ancora. Va bene, diciamo che di materiali ne abbiamo. Ciao, 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 ciao. Perfetto. Salvataggio rapido, che non si sa mai che poi fai anche delle brutte figure. Tanto, tanto per cambiare. Ok. Ben fatto. Non ho avuto molte occasioni di conferire un mezzo sole. Ma bene, hai già dati tre a me. Questa sfida testa la tua abilità nell'usare l'ambiente a tuo vantaggio. Colpisci i ceppi per farli cadere, distruggendo le macchine sottostanti. Ok. Ricorda che puoi usare le esplosioni della tua fionda per spaventare le macchine e farle fuggire dove preferisci. Abbiamo la fionda? Sì. Sì, abbiamo la fionda. Sono ansioso di vedere come te la cavi. Pronto quando vuoi. Allora, facciamo prima così, dato che le abbiamo buscate. Voilà, ottimo. Ah, bene. Ok. La borsa delle modifiche è piena. Quindi possiamo finalmente modificare la fionda? Stai cercando di dirmi quello? Proviamoci. Sì! Yeah! Perfetto. Quindi possiamo recuperare l'altro oggettino. Oh, giovane. Ah, ok, l'abbiamo presa. Perfetto. Allora, domanda 6. Perfetto. Vabbè, andremo di nuovo per tentativi, ragazzi, che vedevo di... Non è che possiamo ritenerci gran maestri del fiondame senza averlo ancora fatto. Uccidi le macchine. 3 in 2 minuti. Allora, bisogna vedere come ce la caviamo, Se scoprissi di più su queste macchine, potrei imparare a controllare. Ma hai presente che ti sto vaffanculeggiando con gioia? Oh! Ho selezionato quello io, Esoso! Dannatamente esoso! Qua siamo stati bravi!
Fico. Sì, sì, lascia che stiano. Avranno anche visto poi chi è che comanda, no? Quindi può darsi ci sia effettivamente un modo migliore per fare quello che ho fatto fino adesso sbagliando. Anche questo, in teoria, se avessi saputo che prendevano questa direzione, sarebbe stato dannatamente più semplice, eh? Ok. Perché quando si tratta di essere pratici, alle volte me la riesco anche a cavare. Non faccio sempre schifo. Evviva! Sempre il nostro caro e gioiosissimo. Ma come? Un sole ardente al primo tentativo. Per essere una nora. Yeah! Evviva! Aspetta, sfida con cavo esplosivo. Sfida devi eliminare i cervaviti con i cavi esplosivi. Domanda. Avrei bisogno del lanciatrappole carcia e delle frecce. Il mio amico potrebbe averli in vendita. Ok, quindi si tratta di comprare roba. Dato che comunque qua ci dovremo tornare. Sarò qui. Dato che ci dovremo e ci potremo tornare un po' quando vorremo. Allora, intanto vediamo cosa contiene questo Az de Sole. Uè, guaglio, bello questo sole. Ah, ok, solo il doppio della ricompensa dell'altro. Niente di poi così trascendentale. Punti abilità da 1. In realtà non possiamo prendere niente, quindi per ora aspettiamo. Stavo guardando. Inventario 39 su 50. Pelle di cinghiale. Però ci serve l'osso di cinghiale. No, osso di cinghiale, 2 ne abbiamo. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione. No, questa. Scusassero. Te bossino. Ok, ce la posso fare, eh. Tranquilli che ce la posso fare. Sì, non dite in giro che ho sbagliato a leggere praticamente. Perfetto. Va bene. Va bene così. Va bene così. Allora, all'inizio ci conviene un filino, eh. Ok, ci serve ancora un osso di cinghiale. Non ho capito quello a cosa serve, ma va bene così. Va bene. Per ora abbiamo anche migliorato il migliorabile. Direi di commissioni a caccia per la loggia, perfetto, quindi lo faremo poi. Allora, tre sfide in qualsiasi terreno di caccia, qualsiasi tre ricompense, mezzo sole. Vabbè, noi abbiamo fatto anche di meglio. Esamina il segnale, quindi anche questa è un'altra missione a parte. I colli lunghi sono proprio una categoria a parte, molto interessante come cosa. I colli lunghi non l'abbiamo ancora esaminato. Allora, no, dobbiamo selezionare appunto la missione principale, perché dobbiamo no, dobbiamo andare a cercare il luogo dove Sona è scomparsa. Non credo di avere frammenti di metallo a sufficienza, donna, per lanciare, come cavolo si chiamava, il lanciacorde. Ah, attaccare, ok, può essere modificata, quindi è già questo ci rende le cose dannatamente più facili. Ok, giustamente è una cosa che ora come ora non ci possiamo permettere, ma va bene così, va bene così, non ci offenderemo per così poco. Wow, quindi noi dobbiamo andare proprio di là. Un altro giorno sta passando. C'è un'alba gassosa qui. Vabbè, andiamo a recuperare il nostro quadrupede equestre. Vediamo un secondo sulla mappa la direzione dove dobbiamo andare, eh. Di là, e a Falò siamo messi, che ce n'è uno proprio qui vicino al collo lungo.
Ok, allora mettiamo che raggiungeremo quel falò. Magari esamineremo anche il segnale nel frattempo. Voilà, grazie Ciccio, via qua. Perfetto. Mi piace davvero tanto. Mi ricorda, io non so quanti di voi se lo ricordino, ragazzi, Marshall Bravestar. Non c'era una vera e propria somiglianza, però anche perché il cavallo era un bipede in Marshall Bravestar. Però mi ricorda 3030 a modo suo. Ah, non puoi scendere qui tu. Come se fosse una sorta di riserva di caccia a prescindere. Ah, ok, allora aspetta un secondo. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Lo so che può sembrarvi stronzissima, probabilmente lo è, ma me ne frega poco in quel senso. Guardate come siamo diventati bravi adesso. Perfetto, quello che volevo fare era questo, raggiungere il livello 11, così da poter sbloccare... Secondo me sarebbe affascinante. Esatto, fa niente, ma non ci troveranno, ragazza. Poter sbloccare un livello in più e poter acquisire un'abilità in più. Scusa. Allora, questo ci può interessare parecchio, ma soprattutto questo, usa armi a distanza in equilibrio sulle corde. Questo era quello che volevo. Però anche questo... mannaggia, scegliere ora è difficile. Scegliere ora è difficile. Ah, quindi l'override non è eterno, ecco, avevo visto giusto. Avevo visto giusto. Allora, basso profilo o attacco dalle corde? Basso profilo o attacco dalle corde? Basso profilo ci serve ovunque. L'attacco dalle corde solo sulle corde. Attacco dalle corde sarà il prossimo. Ok. Sgaloppa! Mazza, oh! Dai, 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 bravo, 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 cavalina, bravo, bravo, bravo! Ok, non posso usare... Perfetto, il... Però aspetta, aspetta un momento, che volevo vedere un'altra cosa, a me serviva capire un'altra cosa. Le macchine si parlano, quindi questo fa sì che le macchine sappiano. Non diventiamo amici delle macchine all'improvviso, perfetto. Ehi! Ah! Ciccio! Grandissimo Ciccio! Vedete questi esperimenti come risultano tante volte interessanti? Io avrei mai pensato che Ciccio fosse così dalla nostra parte da addirittura difenderci se attaccati nella sua zona. Ah, ganzata galattica! Sono piacevolmente putrefatto praticamente. Approfitto per fare le solite scortine. Vediamo se... ci può deliziare della sua presenza. Sì, ci può deliziare della sua presenza. Non aveva il vincolo di non poter scendere da sopra, ma può attraversare quella che era la zona delle prove di caccia a piacimento. Perfetto, hai scoperto falò, minchia. E siamo ancora a 200 passi dal falò. Mappate se siamo perspicaci. Vai, vai. Non curarti troppo di loro per ora. Dobbiamo avvicinarci anche per appunto identificare il collo lungo, quindi questo falò sarà un falò pericoloso. Perfetto, fermati qua, grazie. Là. Ok, prendi tutto. Come sempre accade nei giochi di ruolo, ciò che se poi alla fine è ciccio secchio, è poca roba. Credo che il segnale arrivi dalla testa del mio. Deve esserci.
Allora, io l'avevo visto nel demo, nella demo quella presentata alle 3, mi sembra, qualcosa del genere, in cui si poteva arrampicare e addirittura mi forniva una cosa tipo una mappa, non ricordo. Vabbè, comunque sia, cosa principale adesso, falò. Dov'è? Collo lungo, ce ne occuperemo fra poco, anzi più che fra poco, ragazzuoli, nel prossimo video. Dovrete pazientare perché la nostra Aloy adesso giustamente deve riposare. Questo episodio è stato di transizione per vedere un po' come funzionano queste missioni, l'abbiamo detto prima. Provvederò magari, ragazzuoli, a farle anche off screen per esercitarmi un po' quando mi sentirò pronto e attrezzato a dovere. Quindi in quel senso non vedrete magari proprio tutto, portate pazienza, poi comunque condivideremo i risultati, eventualmente ve le mostrerò quando sarò diventato più bravo, inutile tediarvi con altri episodi così. Questo è stato sperimentale. Luciadores, io e Aloy vi salutiamo, vi rimandiamo al prossimo episodio di Horizon e vi invito come sempre a iscrivervi, polliciare, scrivere cose carine e gentili, farmi complimenti, erigermi monumenti e stelle alla memoria. Va bene? Alla prossima! Ciao!